L'obbligo di fatturazione elettronica si estende a tutte le partite IVA. Sono poche le eccezioni. I soggetti in regime dei minimi o forfettario, coloro che non hanno sede nel territorio italiano, medici, farmacisti e in generale tutti coloro che emettono fatture contenenti dati che verranno poi inviati al sistema tessera sanitaria. Solamente questi soggetti, quindi, potranno continuare ad emettere fatture cartacee. A chi devono essere inviate le fatture elettroniche? Se sei un artigiano, un libero professionista, se hai un'azienda o comunque devi emettere fattura per un bene o servizio che hai reso a partite IVA o pubbliche amministrazioni, dovrai emettere una fattura elettronica. E se devo fatturare un privato cittadino? Beh, sicuramente sarà una cosa che succederà frequentemente. In questo caso, il professionista dovrà emettere fattura in formato XML ed inviarla in modo che venga trasmessa al sistema di interscambio, come previsto dall'obbligo. Al cliente finale, invece, potrà essere inviata direttamente dall'applicazione un'email contenente in allegato una copia PDF della fattura emessa. In questo modo il cliente finale potrà ricevere e visualizzare la fattura a lui destinata in modo comodo e semplice. Adesso che sai a chi si rivolge la fatturazione elettronica e come inviare una fattura, vai al prossimo video per saperne di più.